tu sei un amico dei giornalisti. E questa è una cosa bella. Fanno tanto anche per noi e bisogna riconoscerlo. Dico, c'è questa grande collaborazione da sempre, almeno da quando sono nato io dal punto di vista teatrale. Il primo rapporto è stato proprio con un giornalista, quindi voglio dire, gli spazi che ci sono stati dati, i riconoscimenti, insomma. Quindi. E noi abbiamo un premio speciale alla carriera questa sera per il giornalismo e io sono particolarmente onorato e lieto, non solo perché è il mio direttore, ma è anche uno dei miei più cari amici. Chiamo sul palco Gianni Sebastio. Direttore, c'è la gigantografia dietro. Vediamoci il video. Allora. Il video. Vediamo, dovrebbe partire un video, vediamo se la nostra regia lo fa partire. No. Non c'è, allora. Allora, non c'è il video, leggiamo il riconoscimento, mi permetto di leggerlo io. Un riconoscimento attribuito per la coerenza e la professionalità che da circa 40 anni svolge a sostegno dell'informazione attraverso un meritorio servizio pubblico con notizie e fatti giornalistici che spaziano dalla cronaca alla politica locale e nazionale, dalla sociale al mondo dell'arte e della cultura, i cui contenuti hanno sollevato interrogativi e stimolato il dibattito, contribuendo spesso alla soluzione dei problemi. Grande merito nel settore dello sport e del calcio in particolare, che lo vedono protagonista da anni, non solo come giornalista, ma come stimato telecronista. Un grande applauso. Allora, prima della consegna, anzi facciamo prima la consegna e poi facciamo dire due parole a Gianni. Facciamo le foto, diritto. Allora, noi siamo particolarmente grati e lieti a Gianni perché ci ha raggiunto, ma sta per tornare in onda per le trasmissioni speciali sul G7, sulla frequenza di Antenna Sud. Però ci hai tenuto tanto a raggiungerci e essere qui con noi. Devo ringraziare veramente. Sì, perché poi abbiamo fatto tutto in fretta. Quando mi chiamò Lino, io dissi sì, verrò senz'altro, poi si è sovrapposto questo impegno, però insomma... Troppo. Quindi devo andare a Francavilla perché dobbiamo fare la diretta, inizia alle 20:30, quindi purtroppo non potrò vedermi tutto l'evento fino al termine. Comunque grazie, io spero di meritarlo, perché poi noi giornalisti, soprattutto noi giornalisti televisivi, siamo sempre in discussione, ovvero basta un errore e viene compromessa una carriera che può essere di 20, 10, 40 anni, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti e siamo sempre sotto esame. E ormai però ci siamo abituati, perché poi ti fai l'abitudine, no? E quindi devo dire che non so se l'ho meritato, però ti ringrazio. L'hai meritato, perché poi chiaramente, siccome abbiamo anche fatto, no, delle cose insieme, perché io proprio l'altro giorno, guardandomi delle foto, vado a tirare fuori le foto del teatro scuola, dove tu presentavi insieme alla Rosalba De Giorgi nella Villa Peripato. Quindi voglio dire, avete fatto giornalismo, avete fatto spettacolo, avete 40 anni. Ma io ricordo ancora una cosa più vecchia, quella degli anni 90, se non sbaglio, al Delfino, quindi diciamo che era qualche anno prima, al Palace, teatro scuola. Teatro scuola, quindi diciamo che ne abbiamo fatte tantissime cose insieme. Sì. Quindi vuol dire che siamo invecchiati, se è stato insieme. Dato, è stato riconosciuto, che non è solo per darlo, ma il lavoro che è stato fatto, è inutile prolungarci. Io sono convinto che i giornalisti che abbiamo a Taranto sono i migliori della Puglia. Abbiamo un altro esempio, Leo qua. Scusatemi, abbiamo parlato di Angelo, conosciamo Angelo, certo. Gianni, Leo, ce li abbiamo. Un bel applauso, grazie a Gianni Sebastio. Saluto tutti i presenti che conosco bene, grazie di cuore e buonasera a tutti, arrivederci. Grazie ancora Gianni Sebastio, grazie davvero per questa sua partecipazione che con gli impegni importanti televisivi non era scontata, ma lo ringraziamo davvero tantissimo.
e noi stiamo per proseguire ovviamente con la nostra premiazione, giusto il tempo di salutare ancora Gianni Sebastio, grazie. Grazie.